Ormai pare proprio che coupé sia la parola magica da usare a pioggia su tutti i modelli in gamma. Diventano coupé SUV, per cui le coupé non possono che diventare delle gran coupé. Allo stand BMW la ricetta l'hanno applicata anche alla serie 8, che ripropone la stessa formula che abbiamo già visto sulla serie 6, ovvero aggiungere due porte senza snaturare la sportività del progetto. Sulla serie 8 siamo davvero al top su tutto, anche per quello che riguarda il passo, che cresce fino a 3,2 metri, ben 201 mm in più rispetto a quello della serie 8 normale. Tutta questa crescita per fortuna non ha influenzato il peso, che è aumentato solo di 70 kg grazie all'utilizzo di magnesio e CFRP, ovvero il carbonio che BMW utilizza su tutte le sue auto più sportive, compresa e le elettriche, compresa la i3. E l'accesso della porta posteriore è indubbio che sia veramente molto comodo. La serie 8 Gran Coupé in realtà è omologata per 5, possiamo dire che è una 4 più 1, 4 passeggeri che viaggiano comodi, il quinto è meglio che faccia dei viaggi abbastanza corti. I motori sono in comune con le altre serie 8, la scelta sarà quindi tra l'840D X-Drive da 320 cavalli, l'840i e l'840i X-Drive da 340 cavalli e la M850i da 530 cavalli e 750 Nm di coppia. Tutti i motori abbinati al nuovo cambio 8 rapporti Steptronic.